Allora, buonasera Zeman, è chiaramente una serata da cancellare immediatamente, le chiedo cosa non ha funzionato. Non tanto da cancellare, da imparare come non si gioca. È vero che abbiamo preso i primi due gol brutti, uno sulla rimessa nostra laterale su angolo loro, abbiamo preso contropiede, che non può essere, l'altro su punizione buttata da metà campo dentro. E noi non... Ciao, auguri, complimenti. A conti fatti ha rimpianto un po' quell'attenzione che scherzando in conferenza ieri aveva detto siamo un po' troppo attenti? Ma no, è strano che le partite che contano, vedi che Cesena, vedi Torres, vedi la stessa Perugia, vedi questo, non riusciamo a esprimerci al meglio. E non lo so se in esperienza troppa tensione. Però fatto sta che non riusciamo a giocare contro queste squadre. Casolari, Bumbu Mercati, centrocampo del Gubbio. La mia sensazione in telecronaca è che il Pescara abbia sofferto molto la fisicità del centrocampo rossoblu. Abbiamo trovato difficoltà, ma non tanto nel centrocampo, perché per me abbiamo giocato anche il centrocampo a noi, però noi non abbiamo costruito niente, loro sanno che cosa costruiscono. Poi però quando il Pescara è stato preso alle spalle anche errori individuali per i gol, poi alla fine... Tanti errori individuali, troppi. Quali sono quelli che le hanno fatto arrabbiare di più? Io penso che Pieno non ha fatto bene, Cupone non ha fatto bene e poi altri si sono dati da fare ma senza costruire. È una serata che deve insegnare cosa, Zeman? Deve insegnare che dobbiamo migliorare, non possiamo giocare così, ma già solo battere punizione aspettiamo che gli altri si sistemano nella nostra metà campo, si sistemano e poi vai contropieno e devi tirare palla tanto per lo stesso sulle rimesse laterali, ripeto. Non si può prendere il gol sulla rimessa laterale sulla bandiera loro. Rifarebbe le stesse scelte? Vabbè, io avevo idea di far giocare difensore centrale per Accani, purtroppo mi ha detto che non se la sentiva. E... Che ha fatto? Non se la sentiva, quindi che ci fa ancora... problemi al ginocchio. Per me era più partita per lui che per Brosco. Per martedì ce la farà per la Cani? Visto che Brosco è squalificato? Io spero che ci si mette, per me era a posto fino a ieri. Poi. Le chiedo un'ultima cosa, le chiedo prima di una domanda da studio, voleva far giocare anche Franchini? No, o Giorgi o Franchini, quindi sono... Avevo una scelta da mettere dentro e ho messo Tugnov e non ha fatto bene. Studio per una domanda da Zeman e poi salutiamo il tecnico biancazzurro. Da parte di Gianluca Colonnello. Buonasera mister, volevo chiederle, questa sera è stata un pochino una partita, non ha funzionato nulla, come mai questo insieme così grande di disattenzioni? 4-0. Le chiede Gianluca Colonnello che la saluta, come mai tutte queste disattenzioni così insieme, così tutte insieme questa sera? Ci sono giornate, purtroppo oggi non è la giornata nostra, io penso che peggio di così non si può fare, più individualmente che come la squadra, che come la squadra non ha trovato mai una combinazione per poter mettere in difficoltà. Io sono l'unica felicità mi ha dato Sassanelli che si dimostrate che può giocare con noi. Anche martedì titolare? Spero.